Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi torniamo a parlare di flussi turistici di Venezia. Lo facciamo con il nostro ospite, Emiliano Biracu, che è vicepresidente Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Nella precedente intervista Emiliano ci aveva parlato del 2023. Oggi torniamo ad affrontare l'argomento, ma in ottica del 2024. Quindi ti chiedo, Emiliano, quali sono le previsioni per il 2024? Un timido ottimismo? Timido ottimismo, direi. Siamo comunque sempre sui livelli, sugli stessi numeri del 2023. Secondo le stime elaborate sempre da Assoturismo Confesercenti Nazionali e dall'Osservatorio Turismo Regionale Veneto, il 2024 dovrebbe registrare un leggerissimo calo di presenze e arrivi, circa del 3-4%. Da un lato è legato alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e venir meno ad una fetta consistente del mercato statunitense è molto significativo per le presenze turistiche della nostra città. Tuttavia, questo gap enorme per la nostra città dovrebbe essere sostituito in parte dai mercati asiatici, australiani, europei e in buona parte anche dalla Biennale d'Arte, che attrae molto di più un turismo di qualità in confronto con la Biennale dell'Architettura dell'anno scorso. Inoltre, vorrei ricordare che per la prima volta nella storia della nostra città, quest'anno sarà implementato anche il contributo d'accesso nei periodi di maggior flusso turistico e questo dovrebbe influire sui limiti degli arrivi soprattutto. E qui auspichiamo che questo provvedimento possa finalmente limitare il turismo giornaliero, il cosiddetto mordi e fuggi, ma anche dare più spazio al turismo di qualità. E in un'ottica quindi di prezzi. L'operatività del settore ha risentito in primis dell'aumento dei costi energetici, quasi 37% in più, e anche della crescita generalizzata dai prezzi, dall'inflazione, abbiamo un 15% in più, perché le previsioni non vengono valutate solo nell'ottica di presenza arrivi, ma anche sugli investimenti che sono in capacità di attrarre molto di più un turismo di qualità. Inoltre, secondo un nostro sondaggio, per 4 strutture su 10, la complessità riscontrata nell'ultimo anno è dipesa anche dall'aumento dei tassi di interesse e dalla contrazione della domanda interna. Gli investimenti e le strategie nel biennio 2023-2024, non solo per le attività ricettive ma anche per gli stessi pubblici esercizi, vanno piuttosto nella direzione di aumentare la propria attrattività e rispondere alle nuove richieste del mercato. In questo contesto, la sostenibilità ambientale è diventata un driver strategico fondamentale per quasi 8 operatori turistici su 10. Questa nuova consapevolezza ha spinto le strutture ad adottare politiche e soluzioni sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e incontrando la crescente domanda di turismo sostenibile.